Ciao ragazzi, oggi siamo a Chiturno, è stato aperto di nuovo l'impianto Nutilla, c'è stata l'emissione oggi di 200 kg di pesce, questa mattina il pesce è stato piccato e oggi colgo l'occasione per presentarvi la mia nuova colorazione di casa Valcane. Questo è un colore che io personalmente ho studiato con un abbinamento di bianco-verde in superficie, colore che si riesce a sfruttare in tutte le situazioni, sia sul fondo in inverno quando troviamo il pesce stratificato proprio a ridosso del fondo, sia in superficie. Grazie alla parte posteriore dello spoon che ho scelto questo verde specchiato, che serve proprio anche una giornata come quella di oggi dove non c'è molto sole e quindi vado a sfruttare la poca luce che arriva con il riflesso del verde specchiato. È una colorazione che io sinceramente ho voluto, perché? Perché penso che sia una colorazione molto molto completa, a seconda di dove si stratifica il pesce. Comunque ha una parte visibile e ben accesa nei momenti di maggior frenesia del pesce, ha una parte specchiata per poter lavorare soprattutto in superficie con tutti i vari riflessi di sole e di luce che ci possono arrivare, e questo tipo di abbinamento di colore lo apprezzo molto anche per il fondo, quindi con un recupero molto lento anche a ridosso del fondo. Questo in questo caso è un Airbus da X-Ross da 2,2 grammi, che è uno spoon che va molto bene, diciamo, nelle fasi iniziali di gara o soprattutto se deve essere recuperato in superficie come l'ho andato a muovere io in questo momento, dove possiamo alternare sia dei recuperi più veloci, perché lo spoon mantiene molto bene il movimento anche a recuperi veloci, sia andare proprio a bassissimi numeri di giri, andandolo anche a cercare. Lo vado a muovere con la Dice Leaf Gaia Prince 62 ml e un filo di controllo come Torai Polyester 0,5, in questo caso 2,1 libre. Questo è un lago che è profondo 2,5 metri, quindi faccio scendere lo spoon quei 8 secondi. Perché? Perché il pesce fa delle bollate in superficie, ma quello più aggressivo è quello più basso. La Airbus da X-Ross 2,2 grammi è uno spoon che può essere, ci offre tanti tipi di recupero, sia un recupero veloce per trote attive, tipo in partenza di gara, sia ovviamente un recupero più lento, come in questo caso su degli strati intermedi o addirittura sul fondo. Vediamo se l'amato. Eccolo qua. Ora andiamo a cercare anche magari un pesce in superficie. Fare comunque questa azione di richiamo per far vedere lo spoon. Abbiamo visto che gli attacchi più decisi sono quelli che avvengono nella media bassa fascia d'acqua.
in superficie evidentemente già il pesce che è stato piccato più volte, che fa delle mangiate molto più selettive e molto più corte. Qua. Grazie a tutti ragazzi.